Parliamo di ninfee grandi stavolta. Io sono un po' amante di queste cose a misura un po' grande. E parlo della mia esperienza personale, non sto a fare nient'altro che quello che ho sperimentato, quello che sto facendo in questi anni. Quindi iniziamo proprio dall'inizio, dalla vittoria, dalle prime esperienze che ho avuto con la vittoria cruziana. Non è stata una grande esperienza la prima volta. La prima volta l'ho acquistata da un noto vivaista italiano, che la prima cosa che mi ha detto, noto vivaista italiano, la prima cosa che mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto è finiscila. Dai che ti vede anche Mauro, dai. Mi raccomando, non gli date da mangiare, solo sabbia, assolutamente. E io ho fatto così. Non lo sapevo, l'ho messa lì e non cresceva, arrivava alla terza foglia e diventava, ingialliva, deperiva. Le foglie più grosse le ho avute ad una trentina di centimetri al massimo, e intanto la stagione andava avanti. E poi dovevo andare in ferie, eravamo già a fine agosto, mi sono stufato, ho detto cambio qualcosa. L'ho presa, l'ho messa in un mastello, gli ho dato una dose massiccia di concime e me ne sono andato in ferie praticamente. Torno 15 giorni dopo, aveva le foglie che erano grosse il doppio ed era quasi bella. Siamo arrivati a un certo punto, aveva un bocciolo, veniva su, ma intanto ormai eravamo a metà settembre, non l'ho mai vista fiorita perché è arrivato lì e poi è iniziato a deperire tutta la pianta e se n'è andata. Prima esperienza non proprio positiva. Però ce l'avevo nella testa e quindi dico prima o poi devo fare qualcosa, devo ripeterla. Devo ripeterla. Parlando con degli amici, mi parlano di un amico comune, anzi non un amico comune, adesso è un amico comune, allora io non lo conoscevo, però mi ha detto ma c'è uno a Torino che le coltiva normalmente, lo sento, di questo posso fare il nome, Renato Ronco, che è a Torino, un vivaista. Mi fa aceri però alla passione, c'è un laghettino. Vado a trovarlo e lui la prima cosa che mi dice quando gli ho raccontato la storia mi fa ma no, devi dargli da mangiare in maniera esagerata. Io ho detto ma cosa vuol dire, di che cosa stiamo parlando? Allora io adesso le coltivo in mastelli come quello da 275 litri, ci stanno dentro 6 carriole di terra e ci metto un chilo abbondante di osmocote in quel quantitativo. Mi ha dato lui delle piante perché lui le coltivava per lui e tutto, mi ha dato dei piantini piccolissimi, li porto a casa, li pianto, li curo, li copro tutte le sere, tutte le mattine perché era presto ancora, e comunque alla fine mi vengono delle foglie, siamo arrivati quasi a 1,5 metri. 1,46 m di diametro, una singola foglia. Nel frattempo cambio le vasche, cambio un po' la struttura, il posto dove le tenevo, riesco a dargli tutto lo spazio che voglio, ho fatto praticamente una vasca solo per loro che è larga 6 metri per 26 metri di lunghezza, ce ne stanno dentro 5, anzi in realtà 4 inizialmente, 5 da quando poi è arrivata anche la Longwood. E siamo arrivati appunto quasi a 1,5 metri di diametro, ma la cosa più sconvolgente secondo me è stata proprio la misurazione che ho fatto una sera e poi l'ho fatta 24 ore dopo, alla stessa ora la sera, ed è aumentata, in 24 ore è aumentata di 5 centimetri di diametro, in una sola notte, in 24 ore. E direi che stanno bene, voglio dire, da lì in avanti sono riuscito sempre a moltiplicarla, a tenere i semi, perché tra parentesi è una pianta che bisogna partire tutti gli anni da seme, quindi bisogna riuscire a conservare i semi di anno in anno. Conservare i semi vuol dire intanto riuscire a farli maturare, che qui a Torino non è sempre facile. In questi anni ci sono riuscito, quando con una certa abbondanza, tipo 3 anni fa, quando meno come l'anno scorso, però sempre numeri considerevoli, voglio dire, di semi.
Bisogna conservarli, devono rimanere sempre a mollo in acqua, non si devono asciugare mai, quindi anche la conservazione io li conservo in normalissime bottiglie dell'acqua, tanto per intenderci, al buio, la temperatura che non deve scendere sotto i 10-12 gradi, tre anni fa, che è stato l'anno che ho avuto la grossa produzione di semi, l'anno successivo, quindi due anni fa, in primavera io sono ripartito con le mie, le ho piantate e poi mi trovo piantine che mi nascono da tutte le parti e sono rimasto stupito io per primo, quindi riescono, hanno svernato praticamente. Nel laghetto in realtà quest'anno io ho un laghetto con l'acqua corrente, una risorgiva naturale, quindi posso permettermi il lusso di sprecare acqua, diciamo così, di farla andare, che poi in realtà andrebbe sempre nel fosso, non è che la utilizzo, la faccio passare solo nelle mie vasche e poi con un troppo pieno le faccio uscire dall'altra parte, quindi in realtà non tolgo niente a nessuno. E quindi non ha mai gelato l'acqua e sotto praticamente una temperatura di 5 gradi sotto a 50 centimetri di altezza, hanno svernato. Io due anni fa mi sono trovato una miriade, ma proprio centinaia e centinaia. Se qualcuno conosce l'Euryale ferox, che è la pianta più simile, tanto per intenderci, che da noi vive benissimo e che la teniamo tutti da seme perché non vale la pena di conservarla, in primavera poi si va a togliere, cioè si va a pulire, si lasciano solo le piante che si vogliono. E la stessa cosa praticamente, un'infinità di queste piccole piantine che venivano su. Ho provato, ne ho tenute un paio che sono praticamente, le ho raccolte, le ho messe nel mastello assieme alle piante che invece avevo coltivato io in acquario riscaldato, e siamo arrivati più o meno, la foglia più grande era circa 28-30 centimetri, poco meno di 30 centimetri, perché chiaramente nata a giugno, quindi a giugno ancora piccolissima, non riescono ad andare avanti, non riescono chiaramente a fiorire e a fruttificare, quindi sono destinate a morte certa l'anno successivo. Parliamo invece di quelle che coltivo. Quelle che coltivo è un po' laborioso, bisogna dedicargli del tempo, bisogna dedicargli delle attenzioni, perché chiaramente hanno questa esigenza del caldo e quindi non c'è speranza. Io parto normalmente, ho anche voluto anticipare, ho provato fine febbraio, metà febbraio, fine marzo addirittura, per scelta secondo che cosa mi serve. Se mi serve avere le piante presto per fiere o cose di questo genere, parto presto come ho fatto quest'anno. Diversamente va benissimo partire anche a metà aprile, se non addirittura anche a fine aprile, riescono tranquillamente a crescere più o meno allo stesso livello, perché tanto quando partiamo troppo presto poi il problema è dove metterle. Perché io parto diciamo a febbraio, fine febbraio, e le tengo in un acquario praticamente, con il riscaldatore a una temperatura di 28-30 centimetri, 30 gradi centigradi, e niente, cominciano dopo una quindicina di giorni, 10-15 giorni, iniziano a vedersi fuori. Inizialmente si vede proprio la differenza, la prima foglia sembra quasi uno spillo, fine e basta, la seconda foglia è già più spessa ma appena lanceolata, la terza foglia inizia ad avere una forma sagittifoglia, quindi con le tre punte e tutto, e la quarta foglia è quella che poi emerge. Quando si arriva alla quarta foglia lei arriva su in punta, quindi arriva su in superficie, si apre e resta come quelle dell'Euryale, insomma, le solite foglioline 2 cm per 2 più o meno. E il problema è partire molto presto, dove tenerle? Perché se tu le tieni comunque a una temperatura di 28-30 gradi riscaldata, loro cosa fanno? Vanno avanti e crescono,
perché chiaramente loro sentono il caldo, ma tu fuori non le puoi mettere e quindi riscaldatori da tutte le parti, cominci a preparare delle vasche come ho fatto quest'anno, che gli ho preparato delle vasche e tutto, inizialmente stavano belle larghe, ma poi quando iniziano a fare le foglie di 15-18 cm di diametro, anche una vasca di 2 o 3 metri, perché poi non puoi avere vasche più grosse, perché sennò non riesci con due riscaldatori dentro, la bolletta che corre e via discorrendo, ti devi limitare un attimino come grandezza. E solitamente facendo così si arriva ai primi di maggio. I primi di maggio io ho visto, adesso sono 5 anni che i primi di maggio io le metto fuori. Ai primi di maggio da me, quindi questa non è una regola, da me, perché io ho la possibilità di attingere acqua da un lago grande che è 3000 metri, attingo l'acqua proprio in superficie, me la porto lì dentro, nelle vasche, riesco a dargli una temperatura abbastanza elevata, vuol dire che i primi di maggio io ho già l'acqua che di giorno è attorno ai 20 gradi, di notte scende a 17-18. Se uno lo fa in un mastello normalissimo, la notte scende a 10 gradi tranquillamente, difficilmente riesce a immagazzinare così tanta acqua da mantenerla calda e quindi diventa un problema. Però diciamo che nella mia situazione, ai primi di maggio le metto fuori ai primi di maggio, li cambio. Adesso quest'anno ho cambiato la terra, l'ho tenuta prima 4 anni la stessa terra, concimandola tutti gli anni, quindi prosciugo il laghetto, così riesco a lavorarci, svuoto la vasca, la pulisco e tutto. Prendo questo benedetto chilo di osmocote, ce lo metto dentro, mischio la terra, faccio di tutto e via, si riparte. L'anno scorso ho visto che non sono cresciute bene, anche se l'anno scorso io ho avuto una brutta grandinata che mi ha falcidiato tutto e quindi non so se in realtà potevo ancora andare avanti col solito osmocote mantenendo la terra, oppure però non mi hanno dato soddisfazione l'anno scorso e allora ho fatto che cambiare, ho messo terra nuova e gli altri. Quest'anno però siamo da capo, perché con questa stagione un po' farlocca, che abbiamo avuto temperature un marzo caldissimo di giorno, ma di notte da me siamo andati ancora a marzo spesso meno 7, meno 8 gradi per diverse notti, quindi le piante non riuscivano a muoversi. Quando le ho messe fuori, che quest'anno con una pianta, solo con una, ho persino ancora anticipato, il 25 di aprile le ho messe fuori una, c'erano già 17-18 gradi di giorno, però di notte ho visto, controllando le minime, siamo arrivati per 4-5 giorni, siamo rimasti a 15 gradi. La pianta si è bloccata, non si è mossa, non ha fatto niente, ci è voluto tempo prima che ripartisse, non l'ho persa, anzi adesso sta benissimo, è una di quelle 5 che, diciamo così, ornano la mia vasca, però è resistita per 4-5 notti, adesso non ricordo bene, comunque ha una minima di 15 gradi la notte, 14,9 per l'esattezza mi dava il termometro. Quindi resistono tutto sommato, magari riescono a stabilizzarsi, si fermano un attimo, però riescono a passare periodi, non so più lunghi, ma periodi di 4-5 giorni ce la fanno. Praticamente ormai è finito anche giugno, quindi sono quasi 2 mesi. Hanno faticato a crescere perché ancora, a parte gli ultimi 15 giorni che stiamo morendo di caldo, ma prima non è che abbiamo avuto tutto questo caldo. E la differenza si vede. Adesso nell'ultima settimana le foglie si sono praticamente già raddoppiate come misura, mentre prima crescevano il centimetro, l'ultima foglia cresceva un po' più di quella prima, ma stentata. Adesso direi che proprio con queste temperature ci vanno a nozze, stanno crescendo proprio a dismisura. Adesso siamo sull'ordine dei 50 centimetri di diametro. Da qui a un mese credo di avere i primi boccioli, i primi fiori tranquillamente. Poi sono piante
abbastanza un po' caratteristiche, un po' strane. Hanno bisogno di spazio indubbiamente, ma una volta che gli si dà lo spazio loro danno soddisfazione. Hanno dei fiori che sono circa 25 cm di diametro, sono spettacolari, sono belli. Da un paio d'anni coltivo anche la Longwood, che ho fatto arrivare da un vivaio francese, una pianta. Il primo anno mi è arrivata a giugno e quindi non sono riuscito a fargli fare i semi. È fiorita, ha fatto un fiore solo, ma oramai era settembre, chiaramente non ha portato a maturità i semi. L'ho ripresa l'anno scorso, ma l'abbiamo presa decisamente prima, l'abbiamo presa era forse metà maggio, forse prima, e niente, è cresciuta come le altre, anzi mi ha fatto persino più semi della cruziana che avevo normalmente io. Quindi quest'anno siamo andati benissimo, li ho piantate, ho fatto diverse piantine, e è diversa rispetto alla cruziana. La pagina inferiore, che è poi quella che si vede nel bordo rialzato, è rossa anziché essere verde. Le foglie sono un po' più rossastre, anche la pagina superiore rispetto alla cruziana, e lo stesso fiore è più colorato, è più rosso, mentre la cruziana, il primo giorno il fiore è bianco sia l'una che l'altra. Nel secondo giorno, mentre nella cruziana c'è appena appena una bordatura alla base del petalo rossiccia, nella Longwood è molto più accentuato, e il terzo giorno è addirittura quasi fucsia l'intero fiore, e quindi diciamo che cambia parecchio. E come tecniche culturali sono esattamente identiche, non gli dobbiamo fare niente, come coltivo una coltivo l'altra, da noi vivono bene, e questo è la mia esperienza su queste piante. E poi io avrei anche finito, nel senso che non è che parlando solo di queste ninfee. Quanti fiori, quante capsule riesce a formare la pianta in una capsule di semi fertili, se coltivata bene? Ti dico 4-5. 4-5 quando va bene, ma 4-5 non le recupero, a parte 3 anni fa che è stato un anno generoso, ho recuperato una decina di capsule, però diciamo che normalmente quando riesco a portare a maturità 1-2 capsule per ogni pianta, tieni per presente che io ne ho 5 piante, quest'anno 2 cruziana e 3 Longwood, quindi diciamo che riesco a farne tranquillamente. E ogni capsula quanti semi ha? Ne avrà, non so, non li ho mai contati, ma credo 150 almeno, cioè sono delle capsule grosse così, i semini, fai conto che sono come dei piselli e hanno una struttura, la capsula, che sembra quasi il melograno, cioè sono divisi, diciamo che c'è tutta una fila di semi che sono tutti piazzati in verticale e hanno a fianco da una parte e dall'altra una pellicola bianca che li divide, e quindi ha poi, sembra quasi un arancio, no? Con tutti questi spicchi, e quindi fai conto che in un pezzo grosso così ce ne saranno una 20-25, quindi di sicuro un centinaio di semi li fa. La cosa che non riesco ancora a darci una spiegazione, o prima o poi ci arriverò, è che i primi fiori, come se non venissero fecondati. Il fiore dura normalmente 3 giorni. Il primo giorno, la prima sera in realtà, essendo una pianta notturna, viene impollinato, ma i primi niente, non riescono proprio a impollinarsi, nel senso che lo vedo fiorito, bianco e tutto, il giorno dopo, invece di riaprirsi, si chiude e va sotto, e da questi proprio non c'è assolutamente semi, non c'è niente, non riesco a fare niente. E solo dopo, io direi forse dopo una ventina di fiori, forse anche di più, dopo quasi un mesetto, i primi iniziano a rimanere, il fiore resta, e vedi la capsula che piano piano inizia a ingrossarsi. Ma impollini te o lasci fare gli insetti? No. Okay. Lascio fare i coleotteri. Le ninfee, ad esempio, magari hanno affinità, diciamo, di ninfee. Il primo giorno è ricettivo il maschio.
la parte maschile? No, la parte femminile. Ah, per impollinarsi ci sono bisogno due fiori, lo stesso fiore non si impollina perché fa fatica veramente. No, i primi per cui vanno via per forza così. Il secondo giorno, per le ninfee rustiche, ad esempio, il secondo giorno gli stami sono buoni per l'impollinazione, non il primo giorno, per cui teoricamente quando fai l'ibridazione fai la castrazione degli stami e poi il secondo giorno prendi sì. così. No? Per cui probabilmente il primo fiore che viene è destinato comunque a morire senza fare semi. Potrebbe essere che devono venire fuori due fiori contemporaneamente, ma non due fiori nello stesso giorno. Ecco, diciamo, dovrebbero essere un po' sfalsati probabilmente. Non però credo che sia solo quello, perché cioè, quello può essere la direzione. Aiuta, sicuramente aiuta i primi. Perché ti dico che il primo mesetto difficilmente riesco ad avere qualche fiore così. E fai conto che nella stagione riesce ad avere un fiore aperto ogni 3-4 giorni, quindi con 4-5 piante contemporaneamente riesce ad avere 2-3 fiori di piante diverse, riesco quasi sempre ad averli. Il terzo giorno il polline è morto. Sì, ma infatti il terzo giorno poi tu la sera lo vedi il fiore è rosso così, ma sì, poi oramai si butta sotto e sono i primi due giorni quelli importanti. Esatto, sono i primi due giorni. Non lo so, i primi semi, i primi fiori non riescono a darmi niente, quindi poi naturalmente anche lì la tecnica è la solita, il sacchettino di nylon che tiene legato per i semi e ti rovini sempre le mani perché è una pianta terribile, ogni volta che ci entri dentro ti devi avvicinare le piante, hanno spine dappertutto, sui gambi, sulle foglie e tutto, e quindi quando entri dentro devi cominciare ad allargare le foglie per avvicinarti al fiore, perché tanto il fiore è vicino quando si apre alla base della pianta, e poi la pianta ti si richiude dietro, quindi quando vai via ti sbrighi le gambe tutte le volte, ma a livello di sangue sono spine che adesso da piccole non... Fate conto le spine delle rose, cioè proprio dure, legnose, cioè graffiano. Possiamo ricominciare a provare con l'Euriale, giusto per fargli capire, anche se sono piccole le foglie. Ho visto che hai già delle foglie di 25, secondo me, a differenza dell'Euriale, che ha spine anche nella pagina superiore della foglia. La Vittoria invece la pagina superiore è senza spine, quindi ha le spine sotto, e poi un'altra differenza, il fiore, il bocciolo ancora della Vittoria cruziana è senza spine, mentre la Longwood ha le spine. Quindi invece l'Amazzonica? L'Amazzonica non ci ho mai provato perché per letto mi dicono che praticamente con le nostre temperature non riuscirebbe proprio a vivere e niente. La Longwood e la Cruziana da noi vivono benissimo senza nessun problema. Un'altra cosa così un po' curiosa, spesso si vedono in giro le fotografie con delle persone sulle foglie e così sopra. E naturalmente ci ho provato anch'io. Ho un nipotino di 2 anni e adesso gli sto facendo fare una foto, la prima 2 anni fa aveva quasi un anno, adesso quasi 2 anni, a settembre gli farò quella che ha quasi 3 anni, quindi il peso cresce. L'anno scorso, che aveva quasi 2 anni, pesava 9 kg, l'ha retto perfetto, ma non bene di più. Quindi credo che non sia proprio un problema sostenere un peso attorno ai 50 kg. La differenza, la cosa che spesso nelle foto non si vede, tu forse no. Due foglie, un peso un po' così. La cosa caratteristica che se notate magari in certe immagini che girano su internet è che uno vede diciamo l'immagine grande e quindi si vede solo diciamo la persona lì sopra, ma non si va a vedere sotto i piedi. Solitamente
perché la foglia, la pagina superiore della foglia, basta un colpetto e la buchi, è sottilissima, è proprio una velina, però sotto ci sono delle nervature che sono davvero grosse come la mano, cioè sono alte 6-7 cm e spesse un paio di centimetri, e c'è una griglia, una rete sotto che è strepitosa. Quindi che cosa succede? Che la pianta non potrebbe sorreggere il peso, perché il peso sarebbe focalizzato in un punto. E quindi che cosa succede? Si mette sotto la persona e sopra la foglia un giro di un materiale resistente ma leggero, tipo credo policarbonato o qualcosa del genere, spesso colorato di verde come la foglia, oppure trasparente, e quindi non si vede tanto, e la persona riesce a starci sopra perché distribuisce su tutta la sua superficie. Anche perché qui da noi, io sono arrivato a 1,5 metri, ma in quei paesi hanno 2 metri di foglia su una superficie di 2 metri con delle nervature del genere, cioè forse tiene anche te, forse. Ci si potrebbe provare, forse si potrebbe assolutamente provare. Beh, ma magari prima di me, però io dico adesso vado avanti ancora, vediamo se ho delle foglie un po' grosse e voglio provare a tagliare, a saltare. Non posso aspettare che mio nipote cresca così tanto, a meno che non lo superalimenti come con lo sviluppo. No, provo direttamente con qualcuno di più pesante. Vai tranquillo, e quindi ci provo. Bene, che cosa per me. Grazie. Grazie a te.